Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ospite, salutiamo ciao, Alessandro ciao. Sallusti. Buonasera. Direttore di Libero Quotidiano, benvenuta Virginia Raggi, Movimento 5 Stelle, già sindaca di Roma, presidente della commissione per la candidatura di Roma Expo 2030. Benvenuto Alessandro Di Battista, Antonio Polito del Corriere della Sera. Buonasera. Massimo Magliaro, Fondazione Almirante Nova Istorica. Allora, Virginia Raggi, Meloni governa da 8 mesi, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi 4 anni? Direi che se le premesse sono queste, considerando diciamo come aspetto l'attenzione ai più deboli e ai più fragili, francamente io sono un po' preoccupata. Non parlo chiaramente solo dell'abolizione del reddito di cittadinanza, penso per esempio anche a tutto il tema delle autonomie, che mi sembra voglia spaccare l'Italia in regioni che galoppano e regioni di serie B, di serie A e di serie B, andando ad accentuare delle differenze che comunque ci sono, il famoso progetto Calderoli. Preoccupata, dai. Di Battista. La Meloni in questo momento gode di non ottima però discreta salute, per me per varie ragioni. Uno, la debolezza dell'opposizione. Oggi c'era un pezzo di Marco Travaglio sul Fatto, parlava lupo al lupo, sì, il titolo, come dire, c'è una parte, soprattutto da parte del Partito Democratico, che attacca la Meloni soltanto sul fascismo, i saluti romani, dimenticandosi le questioni sociali. Virginia Raggi, la prima cosa che ha, della quale ha parlato appunto sono le questioni sociali, per me questo favorisce appunto la Meloni. Poi è anche aiutata in questo momento dalla stampa. E faccio solo, Floris, me lo conceda, una piccola informazione. Vorrei dire a tutti i cittadini italiani, soprattutto ai romani, che nonostante Virginia Raggi non sia più il sindaco di Roma, Roma è ancora la capitale, anche se nessun giornale al mondo ne parla. Perché da quando non c'è lei, Roma non è migliorata. Ci stanno le stesse erbacce, alcuni quartieri sembrano, non lo so, la foresta del Petén, però quando c'era lei era degrado. Oggi che ci stanno gli altri è biodiversità, è tutela dell'ambiente. Ci arriviamo, è ci arriviamo. È vergognoso la stampa che ha dimenticato Roma dall'ultimo anno, è una roba vergognosa. È la stessa stampa che celebra la Meloni come se fosse appunto De Gaulle e non lo è. Allora, mi organizzerei così, 3 giri di domande. La prima riguardo al rapporto tra Di Battista, Raggi e il governo, poi i 5 Stelle, poi il PD. Iniziamo da Sallusti. Prego, Sallusti, prima domanda. Buonasera, onore. Volevo chiederle cosa ne pensa del fatto che il PIL sta crescendo più del previsto, l'occupazione sta crescendo più del previsto, gli italiani stanno comprando più titoli di Stato perché si fidano. Insomma, cosa ne pensa che le cose vanno meglio di prima? Raggi, Di Battista, uno dopo l'altro, vi chiedo di essere sintetici, prego. Penso che bisognerebbe guardare alla distribuzione di questa ricchezza. Io ho, come dire, una deformazione. Per me contano, e forse parlo da ex sindaco, per me conta anche guardare le persone più fragili e gli ultimi. Se in tutta questa crescita che lei menziona non ci sono anche gli ultimi, e il reddito di cittadinanza da questo punto di vista aiutava centinaia di migliaia di persone. L'abolizione, lo spacchettamento in 2 misure, la riduzione del quantum, la riduzione del tempo, va in questa direzione. Sinceramente direi che non abbiamo molto breve da celebrare. Breve controreplica, poi o Di Battista o passiamo all'altra domanda. Dire, la vediamo, scusi, o la crescita riguarda tutti permetto, o non va bene? Dicevo, la crescita mi permetto riguarda di dire tutti. Che l'aumento dell'occupazione, soprattutto femminile, non credo che riguardi i ceti medio-alti, riguarderà inevitabilmente Di Battista, i ceti medio-alti. Guardiamo, cioè, che tipo di contratti hanno, guardiamo se hanno contratti precari. Allunatevi, Di Battista. Uno, ha ragione Sallusti rispetto ai titoli di Stato, anche in passato sono andati bene. Io non credo, vi sono dei paesi dove si vendono moltissimi titoli di Stato perché evidentemente i mercati li reputano affidabili dal punto di vista finanziario, ma dove le diseguaglianze sono molto alte. In fondo Virginia Raggi è stata un esempio, no? Era arrivato il Movimento 5 Stelle che in qualche modo doveva amministrare la città più importante d'Italia e o almeno la capitale. E sono stati giudicati 5 Stelle anche per quello. Io devo riconoscere con Di Battista che effettivamente Roma non si è mai più ripresa dalla condizione disastrosa in cui l'ha lasciata la sua amministrazione, neanche con Gualtieri. Vedo che veramente e devo anche riconoscere che i giornali, la stampa, non lo dice con abbastanza nettezza. E questo qui mi permette di dire anche una cosa sul governo Meloni.
Perché la vostra opposizione al governo Meloni finora è completamente senza effetti sul piano dell'opinione pubblica, perché i 5 Stelle sono la forza politica più in difficoltà nei sondaggi, perfino più in difficoltà del PD dopo l'arrivo della Schlein. Quindi vuol dire che c'è qualcosa di inefficace nella vostra politica. Allora, prima di Battista e poi Raggi. L'inefficacia della politica dei 5 Stelle, non solo su Roma eventualmente, ma in generale. Non sono del Movimento 5 Stelle, me ne sono andato e sono soddisfatto all'amministrazione Raggi da cittadino romano. E l'ho rivotata... Perché allora era dei 5 Stelle. Certo, e anche quando l'ho rivotata non facevo più parte del Movimento 5 Stelle. Credo che Virginia Raggi abbia preso meno voti anche per responsabilità delle scelte nazionali del Movimento 5 Stelle. Io poi siamo amici, ma quando lei ha fatto un endorsement a Draghi gli ho detto che per me ha fatto molto molto male. Io penso che quel governo, il governo Draghi, fondamentalmente passare per un movimento da non governiamo con nessuno a governare con tutti, anche con Forza Italia, abbia causato una serie di problemi che poi ha anche subito lei in ambito locale. No, perché lei parlava di voti, Polito, solo di voti. Beh, certo, i voti contano. Per me quello è stato il momento più basso. E se oggi, dato che si parla di Meloni, se oggi c'è il governo Meloni, io questo lo dissi a Patuanelli del Movimento 5 Stelle, voi dando l'ok, la fiducia al governo Draghi, non state decidendo questo Presidente del Consiglio, ma state decidendo il prossimo, che sarà la Meloni, perché per me quello è stato un errore. E se oggi abbiamo il governo Meloni è perché tutti quanti hanno governato assieme durante il governo Draghi. Ma Raggi farebbe meglio di Conte come leader dei 5 Stelle, secondo me. Non mi permetto proprio di infilarmi in questioni di tempo. Beh, insomma, siete molto vicini con il... Raggi ha amministrato per me molto bene una città e ha avuto un ruolo di amministratrice locale. Io non è che mi metto a giudicare o a dare suggerimenti all'interno della forza politica della quale per ragioni politiche non faccio più parte. Io da cittadino romano sono soddisfatto. 4 giorni fa è caduto un pezzo della metropolitana, un tettuccio addosso a un turista. Ma qualcuno di voi l'ha sentita questa notizia? Se ci fosse stata Virginia Raggi, dicevano dove andare lei con la brugola a riparare il tettuccio. Attenzione, stiamo... Anche questo è collegato ai voti, alla narrazione. Un conto è la narrazione, altro è la realtà. Cerchiamo di stare sempre su un livello, un terreno, un codice nazionale. Sallusti, l'esperienza 5 Stelle, dice Polito, è stata fallimentare al governo e fallimentare adesso all'opposizione. Il suo parere in domanda per i nostri ospiti, prego. Beh, sai, il mio parere non è che conta molto, conta il parere degli italiani e mi sembra che l'abbiano espresso. Non hanno più il sindaco di Roma, non hanno più il presidente del consiglio, insomma vuol dire che qualcosa è successo. Raggi. No, io penso anche che in queste ore, ecco, proprio Beppe Grillo, Conte e Tridico stanno lavorando alla manifestazione che ci sarà il prossimo 17 giugno, Basta Vite Precarie, proprio per fare attenzione, non una mera protesta, ma delle proposte concrete per supportare i famosi ultimi, quindi le persone che perdono il lavoro, i lavoratori precari, perché è vero, magari stanno anche crescendo i contratti di lavoro, però se sono tutti contratti precari forse tanto bene non va, e quindi il salario minimo, e quindi i tirocini pagati, e quindi per esempio un aiuto sui mutui con gli extra profitti delle banche. C'è una serie di misure che vanno a colpire in un momento di crisi chi ha di più per dare a chi ha di meno, una politica redistributiva, qualcosa che è tutto il sommato. Il tema dell'informazione, no? Quanto sono diversi quelli di prima da quelli di oggi? Ne abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione, il rapporto di questa maggioranza con l'informazione, abbiamo parlato dei temi RAI, oggi il fatto nuovo è la finta conferenza stampa di Giorgia Meloni in Tunisia, incontra i capi dello Stato tunisino, esce fuori da una bellissima conferenza stampa, solo che non ci sono i giornalisti, guardate. Come vedete sono stati molti i temi che abbiamo discusso con il presidente Saied per un lavoro molto concreto che stiamo portando avanti insieme. Non c'era nessuno davanti. Di Battista, poi la domanda di Magliaro. Sì, non c'era nessuno davanti, però è più che scandalizzarmi oggi il comportamento di gran parte della stampa o della RAI rispetto alla Meloni, mi scandalizza il fatto che vi sia tuttora una legge in Italia che consente al governo qualsiasi, oggi il governo Meloni, ieri il governo Draghi o il governo Gentiloni, qualsiasi governo di fatto di mettere le proprie mani sulla televisione pubblica. Questo è qualcosa di intollerabile, e se non si cambia questa roba qui, tra 5 anni parleremo dell'occupazione quasi militaresca di un altro governo che non sarà il governo Meloni o sarà il governo Meloni della televisione pubblica. Aspettate una domanda per Virginia Raggi e poi vi do la parola. Il governo a determinare le scelte dell'azienda pubblica televisiva non la è tollerabile per me. Che la norma sulla Corte dei Conti che viene contestata in questo momento, quella del mettere al riparo dai danni erariali le amministrazioni, sia una norma che nasce con il governo Conte.
Quella norma nasce in un momento di crisi pandemica, in un momento in cui c'era necessità di far fronte a quella che lo stesso Conte ha definito la paura della firma, che io da sindaco riscontravo. Molto spesso dipendenti e funzionari avevano difficoltà per. Il tema è che oggi quelle condizioni non ci sono più. Magliaro, Pulito. Allora, il Movimento 5 Stelle è nato in Italia come espressione spontanea di un malessere della popolazione, dell'elettorato nei confronti del sistema politico, populismo, lasciamo stare le etichette. E io non credo che quella che noi abbiamo sia la Costituzione più bella del mondo, come si dice fino alla nausea, credo che sia necessiti di molti miglioramenti, molti cambiamenti. Il Movimento 5 Stelle è stato il movimento che è nato, da questo, secondo me, da questo malessere. Non l'ha saputo cavalcare, l'origine della crisi di fondo, che va al di là delle persone, Grillo, non Grillo, 300.000 euro, quelle sono tutti accessori di un discorso molto più ricco di importanza, che è il fatto che il Movimento 5 Stelle è andato al potere e ha dimenticato le origini di crisi del sistema dalle quali era nato. E non ha fatto nulla per poter cambiare neanche il più piccolo meccanismo istituzionale. Cosa che dovrebbe essere oggi la Meloni in grado di fare? Con le riforme istituzionali, il premierato, il presidenzialismo, eccetera. Voi siete mancati fondamentalmente su questo, sul fatto che dalla gente attendeva da voi un cambiamento non di modo di stare al governo, allora, ma di sistema. Su alcune cose io sono d'accordo, su altre meno, nel senso che per me, e soprattutto il primo anno del governo Conte 1, anche per una spinta propulsiva molto forte del Movimento 5 Stelle, durante quel governo si sono registrate le migliori riforme dal punto di vista sociale negli ultimi anni, decreto dignità, reddito di cittadinanza. Io parlo di quelle istituzionali, sì, non sociali. No, però io su questo dissento da lei, nel senso, io non, ho fatto il parlamentare, io ho sempre visto iniziative governative chiare e estremamente dirette, non ho mai visto nessun ostacolo da parte del Parlamento, anzi considero oggi il fatto che ancora si dica che siamo una Repubblica parlamentare una fake news, perché comanda soltanto il governo, ergo per me è fumo negli occhi dire serve la riforma presidenziale per dare più poteri al governo. Il governo ha già tutti i poteri, anche per me a causa di una serie di Presidenti della Repubblica che hanno firmato la qualsiasi, e su questo dissento, sul fatto che una parte della spinta propulsiva del Movimento 5 Stelle che vi è stata e vi è stata nei 5 anni dell'opposizione, era più facile fare opposizione, senz'altro, ma vi è stata, poi sia stata dispersa durante il governo di tutti o dell'assembramento, su questo ha ragione, per quello me ne sono andato. La domanda che volevo farle è questa: lei quando è stata eletta la Schlein l'ha salutata con un certo entusiasmo, no? Come se fosse la possibilità, l'inizio di un nuovo rapporto, di una nuova unità dell'opposizione. Poi le cose non sono andate così. Negli ultimi 3 mesi vi siete molto divisi, anche alle elezioni amministrative siete andati insieme in pochi posti e avete anche perso dove siete andati insieme. Che giudizio dà della svolta della Schlein, che secondo alcuni è già in crisi nel PD? Apre una prospettiva di accordo con il PD oppure no? Intanto mi permetta di dire che io ho salutato la Schlein con lo stesso entusiasmo, perché donna, con cui ho salutato il primo premier donna. Ho visto che lei, Magliaro, prima ha sottolineato il fatto che sia io sia la Meloni siamo donne, ha dato anche un giudizio. Talvolta si può parlare anche solo di politico, no? Senza non è un sottolineare. Paragone, non è una gara a chi arriva primo. Non è, il tema non è quello. Quindi io ho salutato finalmente una svolta anche all'interno del PD. E non l'ho fatto con l'intenzione di aprire ad alleanze, perché lei, se lei ha detto che mi conosce, sa perfettamente che secondo me ci si può venire incontro su determinati programmi, progetti, obiettivi, ma poi ognuno torna a dormire a casa propria. Questo è il mio personale punto di vista. Ad oggi, purtroppo, devo dire, non mi sembra che la Schlein però quelli del centrodestra dormono insieme e vincono le elezioni. Sono fatti loro, non sono fatti miei. Beh, sono anche fatti suoi, perché poi governa la destra. Sono perfettamente d'accordo, però non si può immaginare di lavorare per slogan e dire dobbiamo andare, ci dobbiamo unire e coalizzare e poi materialmente non ci sono elementi, non ci sono elementi sostanziali. Io una cosa dissi e sono ancora convinta: nel momento in cui si decide di fare un'alleanza, o si fa sui temi e questa alleanza regge per i 5 anni di governo, oppure alla prima prova i partiti che hanno composto un'alleanza con finalità elettorali saltano. Salusti. Come è successo con voi con la Lega? Guardi, io ho governato 5 anni da sola. No, parlavo del governo. No, c'è un problema secondo me anche quasi, oltre che politico, personale. Cioè,
alla guida dei 5 Stelle c'è Giuseppe Conte. Uno che ha fatto il Presidente del Consiglio non va più sotto padrone. E quindi è impossibile che Conte accetti di stare sotto, sopra, di fianco, cioè sopra sì, ma alla Schlein, che, perché lui ha fatto il Presidente del Consiglio. Questo da una parte è una forza dei 5 Stelle, dall'altra è una condanna alla debolezza, perché Conte non troverà mai, non riuscirà mai a allearsi con nessuno. Raggi di Battista. Si tratta molto tranquillamente anche di capire se ci sono dei punti di contatto. Prendiamo il tema della guerra. Sul tema della guerra, di fatto, la Schlein non ha ancora preso posizione, o comunque quando la prende, vediamo quello che fa il PD in Europa, decide di finanziare le armi col PNRR. Mi pare che il Movimento 5 Stelle su questo sia stato molto chiaro. Parliamo delle autonomie. Mi pare che il PD non abbia mosso una paglia su questo smantellamento. Questa è una riforma istituzionale. C'è uno smantellamento dello Stato da questo punto di vista e di quella che può essere una omogeneità di prestazioni di servizio nel disegno di riforma di Calderoli, per cui le regioni che vanno meglio andranno meglio, quelle che vanno peggio seguono. E il PD non prende posizione, il Movimento 5 Stelle ha detto qualcosa. Cioè, le alleanze o si fanno sui temi oppure... Cos'è, un cartello elettorale? Io personalmente reputo il Partito Democratico il partito più ipocrita, dunque per certi versi anche più pericoloso che c'è nel nostro paese. Più di Fratelli d'Italia, giusto? Come? Più di Fratelli d'Italia, giusto? Paradossalmente Fratelli d'Italia è meno ipocrita. Dunque, come dire, io avverso la Meloni del tutto, proprio del tutto, si vede ogni martedì qui. La conosci meglio. Quando il Partito Democratico, quando la Schlein dice non vogliamo utilizzare il PNRR per comprare le armi, presentano gli emendamenti al Parlamento Europeo, glieli bocciano e poi vota quel provvedimento che consente, per me questo è un atteggiamento estremamente ipocrita. Poi io reputo il Partito Democratico il partito più d'establishment, per questo io anche non sono voluto rientrare l'estate scorsa, non mi sono candidato, poi non mi hanno neanche chiesto di candidarmi, un altro discorso, ma sono contento di aver fatto quelle scelte, perché io personalmente non voglio avere nulla a che fare con il Partito Democratico, però è una scelta mia personale. Prima però lei, Polito, diceva questi di centro destra si uniscono, è vero, anche prima lei Floris, però qual è il punto che per me lo dobbiamo analizzare da qui? Se crediamo nello sviluppo di una democrazia, esiste il 60% dei cittadini che non vota più, e non è l'alleanza, guardate, mettetevi col PD, parlate con Calenda, digerite Renzi, fate come questi, sì, del centrodestra che li porterà voi. Un voto 6 italiani su 10 però che non vota, la non classe vota politica. Neanche 5 Stelle. Funziona, per me è molto difficile oggi, perché quando si fallisce sulla fiducia in passato, ricostruirla è molto complicato, servono molti anni, però l'unica strada è quella di testa bassa, lavorare, coerenza, intransigenza per i prossimi anni. Prego, Sallusti. No, le ricordo che i 5 Stelle, guidati da Conte, hanno votato il finanziamento, l'invio di armi in Ucraina. Allora, sai, quando, bello spiegare, ho cambiato idea. Certo. Sì, ho cambiato idea perché non sei più in maggioranza, per quello ho cambiato idea. Da questo punto di vista io credo che oggi l'unica posizione sostenibile è quella che ormai sempre, da sempre, purtroppo da solo, continua a professare il Santo Padre, cioè che si debba andare verso una tregua, verso negoziati. Si è tentata la strada del supporto militare, perché è un anno che stiamo supportando l'Ucraina, purtroppo... Si era detto supportiamo militarmente l'Ucraina e nel frattempo facciamo partire i negoziati. Questo nel frattempo non ci è mai stato, non ci sono mai stati dei negoziati di pace. Oggi addirittura c'è un'escalation, c'è un tema importante, il Cardinal Zuppi invece oggi è andato comunque in Ucraina. E allora io dico che forse in questo momento occorrerebbe tutti ascoltare di più il Santo Padre. Piccola pausa per l'Ucraina a perdere.